Ehi, la ciurma, io sono Mazzetest e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Allora, vorrei far vedere una cosa, cioè vedere una cosa con voi, poi dopo, magari le prossime volte lo farò un pochettino più per conto mio. Sono le skill, noi abbiamo preso un punto, adesso che possiamo spendere per i nostri personaggi dopo questa missione. E andiamo a vedere un pochettino come si evolvono le cose. Allora, intanto le sezioni sono quelle che avevamo visto all'inizio. Allora, noi eravamo andati su Veteran per Knockdown, ma Veteran ha anche... Ok, questo ci dà meno male se abbiamo l'armatura pesante. Questo dà dei colpi, colpi. Mentre invece questo... E questo qua era quello del nostro... Quintilio Aquilino, quindi direi che io andrei su questa qua del movimento, perché per ora mi sembra un pochettino più interessante. Mentre invece gli attacchi di opportunità danno anche Weakened, cioè danno 50% e quando upgradato ancora stunnano. Però non so quanto possa tornarmi utile. Questo qua invece dà un colpo di testa. Ok, che stun. Io andrei su questo del movimento per ora, che non mi sembra male. Su di lui invece continuerei sul ramo Defender per avere un po' di cose. Brace. Bastion più 10 a tutte le resistenze. Ottimo. Fortress, Repair. Ok, quindi diventa super mega tankoso. Questo qua, l'upgrade, guadagna 2 stack of strong in più usando Brace. Va bene, ma andrei su Bastion per ora. Che è passiva. Sineros. Allora, Sineros, come ho visto anche sul live che abbiamo fatto su Twitch, non sarebbe una cattiva idea mandarlo sul ramo medico, anche per il fatto che abbiamo visto che lui ha la possibilità di autocurarsi ed è comunque un dottore, per cui è molto positivo tutto ciò. Questo dà più 25% quando cura. Questo invece dà più. Oppure può avvelenare i nemici. Con 5% di possibilità. Oppure può rimuovere degli effetti degli alleati, che può essere anche molto comodo. Ma inizierei con l'upgrade della cura. Che penso possa servire abbastanza. Tra l'altro non l'abbiamo ancora utilizzato, avrei potuto utilizzarlo prima che Bestia non era messo così bene, ma... Allora, Bestia parte con il ramo duellista, mi sembra duellante, che va tutto sul discorso di focus e tutte cose. Per cui, visto che ha questa abilità qua che... Non è male perché fa un danno senza spendere punti azione. Credo che abbia la fodera che vola. Non è attaccata a niente, vabbè. Iniziare il combattimento con il 30% del focus massimo non sarebbe una cattiva idea. Così da poter sfruttare quello più freddo. Normalmente abbiamo finito i combattimenti sempre prima che lui potesse utilizzarla. Lei invece, allora, parte come marksman e ha interrupt. Questo dà il 100% di critico se uno mi è accanto. Non sarebbe male. Mentre invece interrupt può colpire due persone. Questo aumenta il range invece di interrupt. Su Hunter cosa dà? Quick shot? Quick shot è molto buono. Con accuracy meno 30% e 30% di possibilità di mancare. Che vuol dire comunque 70%. È buono, eh? È buono, fa meno danno e ha la possibilità di mancarlo. Però comunque 30% in meno. Qua di base hanno tutti 100%, per cui... Direi che ci può stare il doppio, ci ha dato un sacco di cose positive in passato. Ranging shot invece da spotted e
Marksman aumenta l'accuracy, ma sono davvero tutte molto molto belle. Qua cosa va? Powerful Kick, Overwatch, Steady Hands. Questo va sui critici e sull'interrupt, che non so quanto mi convinca. Questo qua invece va... Arrow Stab, Pinning Shot, dà degli effetti. Sniper. Non lo so, però andrei sul quick shot. Perché mi sembra un win-win per ora avere il quick shot. E abbiamo un bel po' di equipaggiamento. Questo direi che vado a sistemarmelo io per conto mio. Metto in pausa. Ok, rieccoci. No, nel warehouse ci siamo già stati. Dobbiamo andare a fare l'attacco contro le navi al porto di Mitilene. Ah no, aspetta, tra l'altro ci sono qua delle robe che possiamo raccogliere, ho visto. Qua, cos'è che ci ha dato? 50 punti di esperienza. E qua ci dà... Ah! Un pugnale. Questo potrebbe servire a... A bestia, vero? No, non questo, il Pugio... Pugio. 4-7. Perché adesso ho... Ok. No, ma non voglio... Va bene. E poi andiamo a Mitilene. Abbiamo comunque migliorato l'arma secondaria che può servire sempre. Ok. Anche questo, in questo caso la missione già la conosco perché l'ho fatta in live. Quindi non vi stupite se sono già un po' preparato e so che cosa succederà in anticipo. Pronto? Ok. We made it here unnoticed. So far so good. Now we just need to get through that gate with the Greek fire. Just one guard. Let's you and I go up there and deal with him, Prima. Indeed. We'll see what our options are once we're atop the wall. We will meet you down on the docks. Good luck. Allora, io e Julius... no, Julius si chiama, sì. Julius Caridus, sì. No, 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 chiusi. Saliamo su e secchiamo silenziosamente la guardia. Ok, mentre gli altri sotto apriranno il cancello. I'm taking him. Get ready. È un po' brutale, adesso. Vi avviso. Ok. E vediamo qual è la discussione tattica. Allora, quali sono le opzioni? Ok, allora loro portano la cassa il più vicino possibile. E poi dopo scendiamo anche I noi. guess we have a couple of different options for how to get this party started. We could lob a pot of Greek fire onto the deck of that nearest galley from the pier below. That would give us a head start on our main objective. Or those three guards look half asleep. I'm sure we could take them out the same way I handled this guy here. That means less enemies to fight. Allora, le opzioni sono o lanciamo subito il fuoco nella prima nave, oppure prima tiriamo giù con le tre guardie. Sono andato con le tre guardie, ma andrei di nuovo con le tre guardie anche adesso. Cioè, nell'altra partita sono andato a tirare giù prima le guardie e... No, aspetta, prendiamo qua il loot, va bene. Un po' di razioni. E poi ho lanciato il fuoco e mi sembra la cosa più... comoda e utile in realtà.
Perché lui è qua? E quindi farei di nuovo così. Anche se sarebbe curioso vedere la seconda. Perché allora, di base dovremmo mettere a fuoco questa nave e quella dall'altra parte. Poi il fuoco si espande. Sneaking around and stabbing soldiers in the back. Is this how we fight? I say we toss a few fire jars onto the deck of this galley here. Lui non è molto d'accordo del sotterfugio. Cosa pensi, Both Signor men Ross? seemed hideously dangerous to Tutti e me. due sono We are pericolosi. surrounded deep behind enemy lines. That said, I have no preference. Calidus? Not really. Vabbè, dai, proviamo a vedere l'altra cosa succede. Stay here. I have the best throw knob. Che tra l'altro è lo stesso che avevo fatto tirando giù le guardie, avevo poi mandato lui qua. We need to burn those ships quickly, or this whole operation will have been for nothing. Hey, wake up! The Romans have come! Based on how close the ships are, I believe if we set just two galleys aflame, no one can stop the fire spreading. Aim your jars at the center of each ship, near the mast. If the sails catch fire, that'll do the job. Sì, dobbiamo andare una in là, ma adesso abbiamo un sacco di gente addosso rispetto all'altro caso. No, era meglio. Era meglio scegliere l'altro modo, effettivamente. Tu mettiti qua, che è giusto leggerti più vicino, poi preparation phase fatta. Oh, se va qua il pick up prende un'azione. Mi sa di sì. No, no, però. Non ho molto range con cui posso muovermi. Allora. Facciamo che per farne prendere una ciascuno. E bestia, corre via di qua il prima possibile. Perché? Non credo che possa reggere all'assalto di tutti quelli contemporaneamente. Anche perché c'è un arciere là e tutto. Allora, poi lei. Il quick shot. Ah, mannaggia quanto perde però di accuracy qua, eh. O gli è vicino proprio oppure niente. Guarda quanto poco danno fa. Andrei su questo, ma con gli altri non riesco. Gli altri non riescono ad arrivarci, vero più vicino. A lui lo metterei qua, poi gli metterei. Gli farei mettere il buff a tutti di movimento perché. Può tornare utile. Ah, ma tra l'altro gli ha rinfrescato il movimento? No, 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 lei ce l'aveva ancora. Lui, no, lui non ne ha più. E lui anche non ne ha più. Cioè, sì, ne hanno pochino. Gli ha dato giusto due in più. Allora, facciamo che lei un attacco lo fa, che male non è. Solo quattro. Però è Harry, adesso non altro. Tu muoviti qua nel dubbio perché. Qua. Lei non vorrei che fosse troppo esposta. Adesso però ci piglieremo un sacco di pizze in faccia, ne sono sicuro. Guardala.
In realtà basta che ne portiamo uno laggiù, ma... Svegna! Piripipiarapà! E tra poco arrivano i rinforzi pure. È stata proprio una cavolata quella di partire subito col fuoco. Adesso come lo lanciavo il fuoco lassù? C'è pieni di gente intorno. Sono troppi! Sono troppi! Che cavolo! No, non è una strategia inutile questa qua. Ok, ha mosso tutti. Allora, tu... Questo non lo tiri giù, però... Ah, si è preso l'attacco d'opportunità. Cavolo. Mi sa che l'abbiamo persa questa, eh. Aspetta un attimo, lui se fa il knockdown, l'altro dovrebbe dargli un bonus, no? Chi è che fa un bonus su quelli atterrati? No. Forse no. Vai, tu vai là e fai un defensive strike su questo. Bestia, riesce ad arrivare... Riesce a fare niente, bestia. Ma andiamo qua, è boh. Così almeno si allontana un minimo. Intanto loro due hanno speso tutte e due l'azione. Mi conviene tirare giù questo o mi conviene tirare giù quell'altro? Se tiro giù questo, riesco poi a tornare indietro? No. Facciamo così. E avanziamo di là in fretta. Allora, ci basta lanciare una cosa là sopra. Non ha più lo scudo. È bello che faccia vedere quanti nemici mancano ancora che debbano agire. E mi ha preso? Non sta tutta quella distanza? Sono tantissimi, ne abbiamo ancora che arrivano. Questo vuol dire tra due turni? Passano tutti di qua, porca pupazza. Questo lo vedi? Sì, per cui direi tira giù questo e poi vai su quell'altro. Bravissima. Allora, mo, tu... No, se va là si deve allontanare, quindi non va bene. Così, ottimo. E... Non arriva addosso a nessuno. Ah no, si può farcela con quello. 2-3. A quello non ci arriva. Con questo non ci arriva. Meglio che niente, almeno ci muoviamo un pochino. Questo d'area, andiamo su quel... Non può. Non può.
Non ci arriva, porca miseria, perché c'è le bestie davanti. Allora, facciamo che slash su questo. Poi riesci per caso a fare... Sì. Ah, sì, nero non ha più molto movimento, ma lo spostiamo. Non so da dove arrivino i rinforzi. Temo da là. Abbiamo lasciato qua il nostro baldo aiutante. Muoverei qui. Anche se non attacca. Lei ha ancora 7 movimenti. No, la terrei qua però perché. Ma c'è il tizio scudato, porca miseria. Erano tutti quelli con lo scudo. Non è una buona situazione per aver lasciato lui là, ma vabbè. Ne lascio ferma. Ah! Sì, Nero, ho bisogno delle tue cure! Dov'è Sineros quando serve? Quello doveva fare il giro, eh? Va bene. Allora, io riesco ad arrivare fin lassù un corno. Prossimo turno arrivo lassù, ma neanche. C'è quello là davanti. Devo fare sneak là dietro. Questo lo lascio qua come diversivo. Non lo so. Sineros, ho bisogno di te. Tu togli la tua arma e vai a fare una cura a lei. Help your brother at arms. It's all right. You're going to live. Speriamo. Oh, posso seccare o quello o questo. Questo almeno mi libero bestia. Che posso mandare qua a creare distrazione. Backstab. Ma se è flanked. Questo non è flanked. Più 100% hai flanked. Questo invece. Ah, posso fargli anche questo. Che è gratis. E poi gli faccio questo, speriamo. No, non è andato, non è andato. Il critico, ci fosse stato il critico. Hai Flurry? Vai di Flurry, grande. E non è morto, uguale. Non è morto, uguale. Sineros, resti qua? Non lo so, non muoviti qua. Più che altro perché dovrei creare distrazione verso quegli altri. Ah, ok, non mi ha targettato per fortuna, sono andati su bestia. Ah, ok, i rinforzi non sono troppi per fortuna. Ah, qua rischiavo di perderci un sacco di gente. Non bloccarmelo. Ok.
Allora, vediamo se riusciamo a... No, vediamo... Allora, se... Credo che... Allora... Che se muoviamo là si interrompe tutto, per cui allora muoverei lei qua. E farei tirare giù quella, così almeno abbiamo un po' di... loot in più, forse? Sinaros qua c'è qualcuno? Sì, allora Sinaros può tirare giù quell'altro. Ok, bestia, mi sa che non tira giù nessuno. Questo è 8, o critta o... Però potrei, eh. Grandissimo. Ok. La... E lancio. Ok. Ok. È andata. È stato molto più difficile che non l'altra strategia. Comunque ce l'abbiamo fatta senza perdere nessuno al pelo proprio. E c'era Julius Calidus che a momenti lo perdiamo. Call this a success. Even the Ottimo! harbor itself is aflame. Ok, dobbiamo People know the unirci Empire. a Cesare che sta guidando invece l'attacco, cioè sta partecipando all'attacco con... Ah, ma non tutti ci hanno dato equipaggiamento, peccato. Sta guidando l'attacco via terra. C'è altra roba che possiamo prendere. Qua non ci possiamo più passare, mi sa, mai nella vita. Ah, però qua c'è... Roba, dimmi che non fanno il giro in mezzo alle fiamme, ok. Raccogliamo un po' di robette, di belle così, ma sono già 27 minuti, per cui direi che noi ci salutiamo qui, eh. Ci salutiamo qui. Vi ringrazio per la visione, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.